Un cordiale benvenuti dalla redazione giornalistica di Calabria Reportage. Reggio Calabria, Renzi in Calabria e il sindacato incrocia le braccia. 8 ore di sciopero sarà il poco caloroso benvenuto in Calabria che la FIOM e la CGIL calabresi presenteranno al premier Matteo Renzi, atteso in giornata a Reggio a Gioia Tauro. Finita la campagna elettorale, il presidente arriverà nella nostra regione nell'ambito delle visite trimestrali nel sud Italia e l'attenzione sarà tutta per la gestione dei fondi comunitari. Fitta l'agenda del primo ministro che si recherà dapprima a Reggio, dove in prefettura incontrerà il neo governatore Mario Oliverio e il sindaco Giuseppe Falcomatà, anche egli fresco di nomina, e successivamente si recherà a Gioia Tauro. In concomitanza con la visita del premier Renzi, è scritto in un comunicato della CGIL, è indetta una giornata di mobilitazione sindacale con presidio dei lavoratori provenienti da tutta la Calabria nello stabilimento Ansaldo Breda di Reggio Calabria. Gioia Tauro. La polizia confisca una lussuosa villa per un valore di 1 milione di euro. La Polizia di Stato ha messo a segno un ulteriore attacco ai patrimoni illecitamente acquisiti. È stata infatti data esecuzione ad un provvedimento di confisca dal Tribunale di Reggio Calabria, originato da una proposta del Questore di Reggio Calabria effettuata sulla scorta dell'attività di indagine svolta dalla locale squadra mobile e dei conseguenti accertamenti di natura patrimoniale. L'attività di spoliazione ha interessato una lussuosa villa, sita nel comune di Gioia Tauro, composta da più corpi di fabbrica, serra e piscina, riconducibile a Magnoli Girolamo, classe 79. Tratto in arresto in data 1 ottobre 2013 in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'ambito dell'operazione denominata Griffe, che ha coinvolto 23 soggetti appartenenti ad una agguerrita e pericolosa associazione criminale transnazionale, dedita al traffico di sostanze stupefacenti, che aveva la sua base operativa nella piana di Gioia Tauro. Le indagini patrimoniali, condotte dal locale ufficio misure di prevenzione della divisione polizia anticrimine, hanno dimostrato la manifesta sproporzione tra i redditi dichiarati dal Magnoli e gli investimenti effettuati per i lavori di costruzione della villa, della piscina, delle serre e di tutte le altre pertinenze dell'immobile, comprovando la provenienza illecita del denaro utilizzato. Il valore dell'immobile confiscato ammonta ad 1 milione di euro. Cosenza, colpita Cosca. Arresti. Carabinieri e polizia hanno arrestato una ventina di persone accusate di far parte della cosca degli Zingari di Cosenza. Pur non essendo contestati fatti specifici, le accuse sono di associazione mafiosa, estorsioni e droga. La cosca sarebbe quella che progettava un attentato ai danni del PM antimafia Pierpaolo Bruni. Accertate una serie di estorsioni a commercianti ed imprenditori, ma anche a parcheggiatori abusivi. La fuga di alcuni indagati fa sospettare la presenza di una talpa. Rossano, sequestrati 150 kg di tonno rosso. I finanzieri della compagnia di Rossano hanno sequestrato 4 esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di 150 kg. Il tonno, posto all'interno di un furgone, è stato sottoposto a controllo da parte di un veterinario dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza e successivamente devoluto in beneficenza all'Orfanotrofio del Sacro Cuore e alla Caritas Mensa Diocesana di Rossano. Torino. Concluso processo colpo di coda. 100 anni di condanne. Condanne per 100 anni complessivi sono state inflitte dal Tribunale di Torino agli imputati, 12 in tutto, del processo colpo di coda per le infiltrazioni dell'andrangheta nel torinese e nel vercellese. Le pene variano tra i 7 e gli 11 anni e 8 mesi. La procura aveva chiesto in tutto condanne per 134 anni. Tutti gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di associazione a delinquere di stampo mafioso e di altri reati. La Corte ha disposto la confisca di numerosi beni. Questa era l'ultima notizia curata da Calabria Reportage. L'informazione torna domani.